Allora io veramente presenterò uno dei due relatori, l'altro sarà presentato dal dottor Breda. Io ho l'onore di presentare il professor Angelo Bolaffi, penso a gran parte di voi noto per le sue varie pubblicazioni. Volevo solo ricordare tra la sua carriera come professore di filosofia politica e germanista alla Sapienza di Roma, e dal 2007 al 2011 è stato direttore dell'Istituto di Cultura Italiana a Berlino. Ma già prima, il suo interesse per la Germania e i rapporti tra l'Italia e la Germania si era manifestato in una serie di manifestazioni. Io ricordo solo che aveva organizzato un convegno a Roma, Quo Vadis Germania, ancora qualche anno fa. Dopo aveva organizzato un grande convegno anche su Weimar, Roma, Berlino, la prima democrazia tedesca e il futuro dell'Europa, e più recentemente Italia e Germania, una relazione particolare. E l'attenzione, per invitarlo era nata dalla sua ultima pubblicazione, che è questo libro che vi mostro, che avevamo messo anche in bibliografia, Angelo Bolaffi, Pierluigi Ciocca, Germania / Europa, due punti di vista sulle opportunità e i rischi dell'egemonia tedesca, pubblicato da Donzelli nel 2017, un altro testo forse che era famoso, era quello del 2013 intitolato Cuore tedesco, il modello Germania e la crisi europea, che è stato anche tradotto in Germania, come anche altri testi del professore sono stati tradotti in Germania. Nel 2014 vedo qui Crisi als Chance, Europa neu denken, in Gespräch mit Peter Engelmann. E poi un altro testo curioso per il titolo, di Schrecklichen Deutschen, eine merkwürdige Liebeserklärung, cioè questi terribili tedeschi, una straordinaria dichiarazione d'amore verso i tedeschi. Il professor Bolaffi ha certamente una competenza straordinaria per quanto riguarda il nostro tema. Chi è stato qualche volta in Germania, ha conosciuto dei tedeschi, magari è stato invitato a cena da loro, a un certo punto della conversazione, quando i rapporti si fanno un po' più distesi, può essersi sentito dire questo proverbio, questo detto dei tedeschi, quando si guarda i rapporti tra Italia e Germania, che i tedeschi amano gli italiani ma non li stimano, e gli italiani stimano i tedeschi ma non li amano, no? Ora invece il professor Bolaffi è uno che non solo è stimato, ma è anche, non solo è amato, ma è anche molto stimato dai tedeschi. L'ultima volta a cui ho assistito a una sua relazione era all'inizio di dicembre a Roma, era presente anche l'ambasciatrice della Repubblica Federale di Germania, e il professor Bolaffi ha chiuso il suo intervento qui, appunto, in cui spiegava il successo del modello tedesco in Europa. Giustamente lui distingueva tra, non si tratta di un'egemonia della Germania, ma un'egemonia del modello tedesco. Chiudeva quella sua conversazione dicendo che il 1° dicembre eravamo in presenza di fatti straordinari. La Germania non aveva ancora un governo e l'Italia non era ai mondiali di calcio. Oggi purtroppo troviamo una situazione peggiore, perché l'Italia non ha un governo e non va neanche ai campionati di calcio. Allora gli cedo la parola e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie al collega Frigo. E sono molto contento di essere qui di nuovo a Padova, una città che amo molto, che in passato ho frequentato. In questa città avevo moltissimi amici e colleghi
con cui abbiamo trascorso delle giornate, delle ore molto intense di riflessione politica su temi appunto legati al pensiero tedesco, alla storia tedesca e alle relazioni tra Italia e Germania. Dal 1870 in poi, ogni qualvolta una crisi mette in discussione gli equilibri del vecchio continente, storici e politologi vedono riapparire sull'orizzonte europeo il pericolo della questione tedesca, il tedesco Deutsche Frage. La Germania sarebbe di nuovamente un impero inquieto, questo è il titolo di un famoso libro di Stürmer, che avanza sulla sua via speciale verso quella minacciosa e al tempo stesso fragilissima mezza egemonia, quella posizione semi-egemonica che il Reich di Bismarck si era conquistata sul continente e che è stata all'origine, questa semi-egemonia, all'origine delle successive catastrofi europee della prima metà del Novecento. Di nuovo così è avvenuto durante la drammatica crisi economica finanziaria, quella mi riferisco scoppiata in Europa nel 2008, di cui poi io non dirò nulla perché abbiamo un esperto di grandissimo valore come Pierluigi Ciocca che parlerà appunto di queste cose, la più grave crisi dopo quella del 29, se lui non mi smentisce, e che ha posto di nuovo appunto la domanda su cosa sia, cosa vuole, cosa farà la Germania. La evidente asimmetria di potenza tra la Germania e gli altri paesi europei, l'asimmetria di potenza non soltanto in termini economici, ma anche in termini demografici. Vorrei ricordare questo perché lo ricordava sempre il vecchio cancelliere Helmut Schmidt, che dopo la Seconda Guerra Mondiale e dopo la divisione della Germania avvenuta a seguito della Guerra Fredda, le azioni europee più importanti, Inghilterra, Francia, Germania occidentale e Italia, avevano una composizione demografica su per giù pari, intorno ai 60 milioni di abitanti ai termini attuali. Dopo la riunificazione tedesca questa parità è saltata, nel senso che Germania oggi ha più di 80 milioni di abitanti. Diceva sempre il vecchio cancelliere Helmut Schmidt, oggi la demografia conta meno perché una asimmetria anche demografica di questo genere tra il 700 e l'800 avrebbe irrevocabilmente portato ad una guerra. Quindi questa asimmetria di potenza ha riportato all'ordine del giorno la questione dell'egemonia tedesca che Henry Kissinger aveva totalmente, il vecchio Henry Kissinger aveva brutalmente riassunto con una celebre battuta: la Germania è troppo grande per l'Europa, ma è troppo piccola per il mondo. Solo che questa volta, io mi riferisco dunque alla situazione dopo e durante questa crisi del 2008-2007-2008, la questione dell'egemonia tedesca e quindi del ruolo della Germania si è presentata, secondo me, con caratteristiche radicalmente differenti rispetto al passato. Non come un'espressione di un'aggressiva politica di potenza di una nazione alla ricerca di un posto al sole, così fu definita la politica imperialista al tempo di Bismarck, ma perché la Germania ha assunto su di sé, e su questo vorrei richiamare l'attenzione, perché questo verrà discusso in Italia nelle prossime settimane e giorni e saranno tema fondamentale dei rapporti tra l'Italia e l'Europa, perché la Germania ha assunto su di sé il ruolo scomodo di custode dei trattati europei e di inflessibile controllore della loro puntuale applicazione. Una Germania dunque percepita come egemone per la sua ossessione di dare conferma, questo è il paradosso, della irrevocabilità della sua scelta europeista. Mentre in passato la questione tedesca veniva posta come Germania versus Europa, verso equilibrio europeo, oggi, questa è la mia tesi, è come dire
la nuova, ecco come dice il titolo, la nuova questione tedesca nasce perché la Germania diventa custode e come dire, occhiuta, se volete anche molto dura, del progetto europeista. Tant'è vero che Salvini, quando vuol polemizzare contro l'Europa, polemizza contro la Germania. Un'ossessione filoeuropeista che paradossalmente sulle altre nazioni del vecchio continente ha avuto effetto opposto. Ha suscitato il timore che la Germania volesse di nuovo una Europa tedesca. Questa definizione è una clave, vorrei ricordarlo, in uno degli ultimi discorsi di Thomas Mann, ripubblicati in un volume adesso a cura del presidente Napolitano. Thomas Mann, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, disse: io sogno una Germania europeista o europea e non certo una Europa tedesca. Ecco, quindi questo è il tema su cui si discute. E quindi il timore che fosse invece di nuovo all'orizzonte una Europa tedesca. E cioè proprio quello che i tedeschi per primi e gli altri paesi europei, a cominciare in primo luogo dalla Francia e dall'Italia, intendevano evitare con la costruzione di una Unione Europea. Questo è il grande problema. A differenza del passato, dunque, la posizione di preminenza della Germania di oggi in Europa non è il risultato di una strategia politica né l'espressione di una volontà di potenza, Wille zur Macht, un'espressione nicciana, come invece è avvenuto dopo la unificazione tedesca nel 1870. Ricordiamoci sempre che l'unificazione tedesca in Stato nazionale avviene contemporaneamente con quella italiana. Anzi, cosa che noi ci dimentichiamo, la conquista di Roma e quindi l'unificazione definitiva dell'Italia e la presa di Porta Pia nel 1870 avviene solo grazie perché i tedeschi, i prussiani, avevano sconfitto a Sadova gli austriaci e poi Napoleone III nel 1870, che era il protettore di Roma. Del Vaticano. Sì, quindi questa cosa si dimentica perché? Si dimentica perché? Perché dopo c'è stata la storia pesante della Prima Guerra Mondiale, in cui l'Italia combatteva con l'Austria e solo in seconda battuta con la Germania. Tant'è vero che il primo scontro militare tra Italia e Germania nella Prima Guerra Mondiale avvenne nel 17. I tedeschi avevano strategicamente evitato, perché non, salvo che si confonde tutto nella lingua, che entrambi gli avversari parlavano tedesco, erano crucchi. La parola crucco significa in croato pane. Erano i prigionieri croati dell'esercito austriaco che affamati chiedevano agli italiani kruk, e allora erano diventati crucchi per tutti. Poi ovviamente c'è stata la tragedia del fascismo e dell'occupazione nazista, che ha, come dire, coperto con l'infamia una storia che invece infame non era. Però questo è un altro discorso da fare. Però è sempre bello ricordarsi che c'è un'altra storia nei rapporti tra Italia e Germania. Quando cioè, Rusconi ha scritto un bellissimo libro, tanto è vero che quando l'Italia procedeva sotto Cavour, a Berlino si diceva facciamo come l'Italia. Questo perché questo si viene spesso dimenticato. Dunque, perché questa forma diversa di presenza della Germania? Perché l'odierna Germania, che io definisco post-tedesca, ha compiuto una, il termine greco, la metanoia, un ravvedimento spirituale, un cambiamento di punti di vista, che si esprime in maniera più emblematica nel rapporto che la Germania ha oggi con la colpa maggiore, che è l'Olocausto. Nessun paese europeo e nessun paese occidentale, non parliamo di quelli orientali, ha al centro della propria capitale un monumento alla propria colpa, come avviene a Berlino, col mausoleo dell'Olocausto. Quindi questa Germania ha fatto i conti con la storia e quindi secondo me non ha nulla in comune con la Germania di Bismarck, tantomeno con quella italiana. E neppure ha niente in comune con quella idea suggerita
che avrebbe dovuto fare la Germania dopo la sua conquista o riunificazione, quello che Bismarck chiamava essere un onesto sensale, un mediatore degli equilibri europei. Inoltre, e si tratta di un fattore di enorme rilevanza, la Germania nata dalla seconda riunificazione, cioè la prima riunificazione è quella di Bismarck, la seconda viene dopo la caduta del muro di Berlino, 1989, è il risultato imprevisto e non voluto, tant'è vero che molti tedeschi stessi, occidentali per il primo e figure di primo piano, cito per uno Günter Grass, ma ne potrei citare anche Jürgen Habermas e tanti altri, si erano opposti a questa riunificazione, cioè non vedevano di buon occhio questa riunificazione. Quindi è risultato questa seconda riunificazione di un rivolgimento geopolitico dalle conseguenze di portata planetaria. Cioè la caduta del muro di Berlino fu in qualche modo la conseguenza storico oggettiva di un processo che noi chiamiamo globalizzazione. Poi se il muro di Berlino è caduto sotto la spinta della globalizzazione o la caduta del muro di Berlino ha accelerato il processo di globalizzazione, un dibattito che è ancora in corso. Sta di fatto che da allora in poi, come per usare l'espressione di Fukuyama, dopo la fine della storia è cominciata l'epoca che stiamo vivendo oggi e che sta entrando in una fase di estrema criticità. L'idea di dare vita ad una federazione europea capace di superare il mito distruttivo della sovranità assoluta dello Stato nazionale era nata, la costruzione dell'Europa Unita, già negli anni del primo dopoguerra. Pensate ai Einaudi, ma tanti altri ci avevano scritto, ma era fallita sotto la spinta della vittoria dei fascismi e dei totalitarismi anche di marca sovietica. Venne ripresa dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo della unificazione europea, ovviamente allora si trattava solo dell'Europa occidentale, perché c'era la divisione dell'Europa dalla Guerra Fredda, che passava attraverso la Germania e scendeva lungo la faglia geopolitica che va dal Baltico fino all'Adriatico, era un fattore di stabilizzazione del vecchio continente e di pacificazione tra i grandi nemici storici, la Francia e la Germania. E non è certo un caso che i principali protagonisti della rinascita del progetto europeista nel secondo dopoguerra erano stati gente come Adenauer, Schumann, De Gasperi, avevano vissuto in prima persona il fallimento dopo la prima guerra mondiale. Ed erano tutti, attenzione, delle persone di confine dei rispettivi paesi. Adenauer era un cattolico renano, quindi c'entrava pochissimo con la Prussia. Schumann era un alsaziano, De Gasperi era un trentino e tutti e tre parlavano tedesco tra di loro. Cioè, e tutti e tre erano cattolici. Tutte cose che bisogna non dimenticare mai. E quindi avevano... avevano costruito questa idea di dar vita all'Unione di una nuova Unione Europea soprattutto per rispondere a due grandi problemi: opporsi all'espansionismo sovietico, tutti e tre ritenevano che il pericolo fosse l'Unione Sovietica stalinista, lo stalinismo, e per evitare che l'Europa ricadesse nei mali del passato, nello scontro tra. La caduta del muro di Berlino ha cambiato letteralmente, come dire, il profilo del progetto europeista, nel senso che il progetto europeista partiva dall'idea sostanziale di una immutabilità degli equilibri europei, di una divisione dell'Europa e quindi riguardava sostanzialmente l'Europa occidentale e la Repubblica Federale tedesca. Ma la caduta appunto del muro di Berlino cambia gli equilibri geopolitici e soprattutto ripropone la questione della Germania come potenza del centro, come potenza che come dire, è il baricentro geopolitico ed economico dell'Europa e quindi ha una funzione
di egemonia, esattamente quella posizione egemonica che in passato era stata vista come origine del pericolo per tutti gli altri, e si erano costruite sempre delle alleanze degli altri paesi contro il pericolo dell'egemonia. La comunità economica nata con i trattati di Roma del 57 ha funzionato egregiamente, sia pure tra alti e bassi, riuscendo a conciliare i differenti interessi nazionali e garantendo così un progresso economico collettivo, pur restando ognuno per sé, nel senso che gli stati nazionali continuavano a esistere. Ogni nazione, cioè, conservando il proprio modello di società e di cultura economica. La Germania federale è un paese stabile, con governo stabile e moneta forte. L'Italia era un paese a governo debole e a moneta debole. L'Italia si reggeva alla concorrenza internazionale grazie alla svalutazione e all'inflazione. La Germania invece reggeva la sua espansione, su cui il surplus commerciale, grazie ad una moneta forte ed un governo stabile. Cioè, due modelli contrapposti. Però, tutto sommato, questa Unione Europea funzionò, e funzionò in maniera in modo tale che era dominata dal principio win-win, cioè vincevano, non perdeva nessuno, tutti avevano qualcosa da guadagnare. E difatti l'Italia e gli altri paesi hanno proceduto in maniera egregia. A un certo punto, appunto, questa situazione è cambiata, e proprio per cambiare questa situazione, per come dire, prendere atto di questa situazione e per affrontare i problemi che questa situazione poneva, si decise di compiere un passo che è quello che, ancora, che, è quello che oggi appare messo in discussione, e cioè di introdurre una moneta comune. Io non ho tempo per, posso soltanto rinviare per documentarlo. I tedeschi erano stati per primi coloro che si erano opposti. La Bundesbank, oggi sono state adesso desecretati i verbali delle riunioni della Bundesbank, feroci contro la moneta unica, non volevano abbandonare il marco e assolutamente non volevano che l'Italia facesse parte della moneta unica. I francesi, custodi di un mito storico della sovranità nazionale, non erano disposti a procedere a quella che Kohl suggerì fosse la via migliore, e cioè un processo di unificazione politica dell'Europa per poi arrivare ad una moneta unica. Lasciamo stare, a un certo punto Mitterrand decise che la condizione perché la Francia desse il via libera alla unificazione tedesca, che peraltro non dipendeva da lui, ma dipendeva dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica, tanto per dire, ma insomma, non poteva non essere richiesta l'accettazione francese, chiese che venisse tolta ai tedeschi la loro bomba atomica. Notoriamente i tedeschi non hanno bombe atomiche, ma la bomba atomica, per metafora, era la moneta, il marco. E quindi si propose e si accettò che venisse introdotto quella moneta comune, su cui peraltro era da anni si discuteva, ma in maniera molto accademica. Un'idea che era possibile, si sarebbe fatta un domani, quando l'Europa fosse stata unificata. Questa moneta unica, che ripeto, i tedeschi non volevano, perché non volevano assolutamente rinunciare all'amatissimo Deutsche Mark. Considerate che in un saggio fondamentale Foucault dice che i tedeschi, dopo la catastrofe del nazismo, non avendo più un processo di identificazione con uno Stato, trovarono l'identificazione nella moneta. La moneta fu il simbolo della rinascita, non uno Stato in cui era incredibile, non esisteva. Su spinta del cancelliere Kohl, il convintissimo europeista, disse che lui non poteva non dar ragione a non accettare la richiesta degli amici francesi. Quindi si decise di introdurre una moneta unica. Una moneta unica, però, qui, come avrebbe detto
l'amatissimo professor Bobbio, qui casca l'asino. Perché è una moneta unica come? Con quali condizioni? Con quali regole? Le regole furono quelle della Bundesbank. Cioè il modello che fu preso e introdotto nei trattati, viene citato nel Trattato di Lisbona, l'economia sociale di mercato, eccetera, eccetera, era il modello tedesco. Un modello economico tedesco. Un modello basato su, ma questo Luigi potrà spiegarlo molto meglio, basato su una particolare idea del rapporto tra finanza, governo economico e intervento politico, molto diversa da quella che era in atto in Italia o in altri paesi occidentali, e quello si chiama dell'ordoliberalismo. Una visione nata durante gli anni del nazionalsocialismo, quando alcuni pensatori, peraltro in sintonia con pensatori lontanissimi come quelli della scuola di Francoforte, videro il pericolo dello Stato totalitario, che lo Stato si impadronisse anche della leva economica, e che quindi bisognava assolutamente tenere fuori, dividere la politica fiscale da politica monetaria. E quindi fu introdotta la moneta unica a condizioni che tutti sappiamo, il 3%, il deficit e quant'altro. Dopo l'avvento, adesso la facciamo, se no diventa troppo lungo, dopo l'avvento, fu il trattato di Maastricht del 1992, un anno fatale per l'Italia perché in Mani Pulite, e nello stesso giorno, il 5 febbraio del 92, in cui fu arrestato Mario Chiesa, il famoso mariuolo di cui parlò a Milano Bettino, Craxi, quel giorno stesso cominciò l'assedio a Sarajevo. Questo per dirvi che sommovimento geopolitico stava avvenendo con la fine della guerra fredda. Allora, nel 92 ci fu il trattato di Maastricht che l'Italia firmò. Se non ricordo male, Pierluigi lo sa meglio di me, c'era Guido Carli, c'era... Con accanto Paolo Savona. Con accanto Paolo Savona, quello che oggi è... Mio amico Paolo. Poi con accanto, cioè c'era Gianni De Michelis, ministro degli esteri, Andreotti. Primo ministro, se non ricordo male, Andreotti. Quindi l'Italia, diciamo, del dopoguerra firma questo trattato, sia pure tra mille riserve. E cito, ma Luigi mi può correggere, una frase di Guido Carli che tra sé o a qualcuno disse: signore, perdona loro perché non sanno quello che hanno firmato. Ma non perché lui avesse in odio il modello, pensava, anzi, al vincolo esterno, perché sapeva cosa significava, cioè significava l'idea mazziniana e risorgimentale, sì, di fare l'Italia, cioè l'idea. Dazzelli aveva detto: abbiamo fatto l'Italia, facciamo gli italiani. Qui si trattava di fare non solo gli italiani, ma pure l'Italia. E l'idea che alcuni uomini, diciamo di tradizione laico-liberale, avevano è che un vincolo esterno avrebbe sospinto l'Italia a mettersi su quella strada riformista così debole nella storia italiana. Diciamo, questa era l'idea in fondo che teneva insieme Berlinguer e Ciampi, cioè l'idea che quest'Italia andava riformata, perché non a caso pure Berlinguer parlava di austerità, il famoso discorso dell'Eliseo. Ecco, nel 94 succede un problema: in Italia vince Berlusconi, cioè vince una forza, è il primo partito populista europeo. Si dimentica adesso, ma che quello è stato. Questa volta funziona via rete, allora funziona via televisione. Questo partito rimane pochissimo al governo, va al governo un governo Prodi, il primo governo Prodi, il governo Ciampi, e che con grande sforzo di impegno, anche di fiducia personale da parte delle autorità tedesche, accetta di far parte del gruppo di testa della moneta unica. Questo anche perché
sia Prodi che Ciampi erano convinti di poter aver tempo. Tant'è vero che andarono a Madrid a sentire cosa facevano gli amici spagnoli. Quando gli spagnoli dissero no, noi entriamo, l'Italia capì che di questo cosiddetto impero latino sarebbe rimasto l'unico paese che non entrava. Quindi si decise di entrare a far parte dell'euro. Questo accettare l'euro significava accettare una sfida riformista fondamentale, che non è stata fatta. Nel 96 il governo Prodi cade nel 98, c'è una fase confusa, torna a Berlusconi, e adesso non è compito mio parlare. Certamente quella grande occasione che l'euro offrì per circa 10-11 anni, in cui l'Italia poteva affacciarsi sui mercati internazionali con la stessa qualità della Germania, fu sprecata dai governi in carica. Poi come è andata? E dalle imprese italiane. Sì. E dalle imprese italiane. Tant'è vero che allora, proprio dopo la vittoria, c'ho ancora 5 minuti? Sì, proprio dopo la vittoria del Berlusconi, due dirigenti democristiani, Lammers e Schäuble, entrambi europeisti convintissimi, pubblicarono un cosiddetto documento della Kern Europa, Europa nucleo europeo, in cui pensavano in fondo di escludere l'Italia, che non ce la faceva, la Grecia, finalmente non c'era, perché è entrato dopo, eccetera, e di procedere a diverse velocità. Proprio contro questa idea delle due velocità, cosa che invece oggi qualcuno propone come soluzione, l'euro sud, l'euro nord, eccetera, eccetera, ci fu l'impegno del governo Ciampi. La Germania, Kohl in prima persona e Weigel, l'occhiuto finanzminister bavarese, quindi non proprio amicissimo dell'Italia, si impegnarono personalmente a far entrare l'Italia nell'euro. Era amico di Ciampi. Era amico di Ciampi. C'era un buon rapporto con Ciampi. La Germania è un paese che crede fondamentalmente per sua storia all'Europa. La Germania è l'unico paese, e la Germania è un paese che ha il più grande numero di confini esterni. Quindi è un paese tendenzialmente accerchiato. E tutta la questione storica tedesca nasce da questa sindrome di accerchiamento. Per cui l'idea europeista oggi è una parte costitutiva del progetto della nuova Germania. A differenza della tradizione italiana e francese, i tedeschi per storia hanno in grande diffidenza la politica e tendono a privilegiare il diritto sulla politica. Tutto, diciamo, lo spirito machiavellico, nel senso migliore o peggiore del termine, è a loro molto estraneo. Quindi l'idea, vediamo come si può fare, cerchiamo di allentare, non gli piace, non funziona. Anzi, loro ritengono che soltanto un'Europa compatta e unita possa essere in grado di affrontare le sfide del mondo globale. Nessun paese europeo, neppure la grande Germania, è in grado da sola di reggere il confronto con una delle potenze continentali che oggi si affaccia sul mondo. Pensate che la sola Indonesia, che non è proprio il paese più ricco del mondo, ha più abitanti di Italia, Francia, Inghilterra e Germania messi insieme. E la demografia nel mondo globale conta. Quindi per poter competere con le potenze continentali, Stati Uniti, Cina, India, Russia, c'è bisogno di un'Europa unita. Ma come arrivare a questa Europa unita? E qui vorrei concludere su questo. C'erano due vie. Una via è stata chiusa all'inizio, cioè il processo di unificazione politica. Questa via è stata ribadita e chiusa di nuovo dalla Francia e dall'Olanda nel 2005, quando fecero cadere il progetto di Costituzione europea. Quindi l'altra via possibile, che è quella che poi in qualche modo anche Mario Draghi ha in testa, è il processo di lento, progressivo avvicinamento strutturale o economico dei paesi europei. Cioè passare per la porta di servizio anziché per la porta, diciamo, per lo scalone d'onore. Ma questo comporta dei costi, degli sforzi,
delle riforme, e le riforme costano e sono faticose, politicamente impopolari, soprattutto in un paese come l'Italia. Per questo è rinata, come dire, la nuova questione tedesca. Cioè, la nuova questione tedesca è: mentre storicamente la Germania è stata l'origine della crisi europea, oggi l'odierna Germania è il punto, il baricentro di equilibrio possibile della salvezza del progetto europeista. Pensate, e qui veramente finisco, che ci sono state due tipi di crisi che hanno sconvolto il progetto europeista: quella economica, tra paesi del nord Europa, le famose formiche, e paesi del sud Europa, le famose cicale. Ma c'è anche un altro scontro, lo scontro tra i paesi di democrazia illiberale dell'est europeo e i paesi, diciamo, a democrazia liberale o ancora democrazia liberale dell'ovest europeo. E in centro, al centro di questo incrocio di crisi, c'è la Germania, che è stata al tempo stesso guardiana dei trattati economici, ma anche quella che ha aperto all'immigrazione con un grande gesto di solidarietà della Merkel, che ha perso, ha rischiato di perdere le elezioni proprio per compiere un atto così poco tedesco. Quindi questa è la nuova questione tedesca. La Germania non c'è più contraddizione, come diceva Thomas Mann, tra un'Europa tedesca e una Germania europeista, ma oggi abbiamo una Germania europeista che rischia di essere accerchiata da paesi anti-europeisti. Ma qui comincerebbe tutta un'altra questione. Grazie. Grazie per questa relazione, mi sembra molto chiara, in cui i vari punti, aspetti della nuova questione tedesca sono stati messi così bene in luce, in maniera anche così icastica. Adesso abbiamo una decina di minuti per una prima serie di domande. Poi alla fine avremo ancora dell'altro tempo e alla fine avremo anche, diciamo, la possibilità di porre delle domande a entrambi i relatori. Adesso però su questa relazione possiamo aprire appunto una breve discussione. Professor Colaffi, sì. Lei ha nucleato, insomma, breve spazio di tempo, una storia molto lunga, come era necessario fare, ma lei ha concluso dicendo l'Europa come la Germania come perno dell'Europa possibile, anzi addirittura un paese europeista circondato da paesi che potrebbero o sono o potrebbero in futuro diventare anti-europei. Custode dei trattati. Ora, io sono molto pessimista, purtroppo, e vedo i pericoli che sono aperti in Europa, anche frutto di movimenti esterni, di pressioni esterne, gli Stati Uniti di Trump, la Russia di Putin, eccetera, la spinta dell'immigrazione. Ebbene, non le sembra che oltre a questi elementi che portano l'Europa alla crisi e che hanno innestato anche la crisi economica, non le sembra che ci sia nella Germania un elemento di eccessiva rigidità nell'interpretazione dei trattati? Cioè, questo ruolo che potrebbe essere di egemonia, in realtà è fortemente condizionato da una visione rigida dell'applicazione dei trattati. Per la Germania non potrebbe essere un elemento molto più innovativo e molto più dinamico la capacità, la possibilità di, come dire, di svolgere questo ruolo, ma con maggiore flessibilità, e quindi cercando anche di interpretare le esigenze, le spinte,
dico di flessibilità, ma insomma le spinte di maggiore flessibilità, insomma, che vengono da, soprattutto dall'Europa del Sud, Italia, Spagna, ma già non è reso, mi pare, meglio lasciare la storia. Ecco, questo è il punto, cioè c'è una responsabilità in tutto questo, nella crisi che sta avvenendo in Europa, anche nella stessa Germania. C'è qualche altra richiesta? C'è il signore là? Sì, c'è il signore a destra. Sempre nella storia che ha fatto il relatore, vorrei ricordare un punto fondamentale, anche perché qui vedo un pubblico molto giovane, un punto fondamentale è che nel momento in cui l'Italia ha chiesto di aderire alla moneta unica, dovevamo avere il 60% di debito pubblico, dovevamo avvicinarsi al 60% di debito pubblico e dovevamo avere il 3% di deficit annuale. Non eravamo né nell'uno né nell'altro situazione, però avevamo 10 anni, come ha ricordato il relatore, per metterci a posto. Il nostro primo ministro, onorevole Andreotti, ha chiesto ai tedeschi di chiudere un occhio e di dire vedete, noi cercheremo di fare del nostro meglio e vedrete che prima della scadenza dell'accordo finale noi arriveremo ad avere il 3%, ve lo promettiamo, e per quanto riguarda il 60% del debito totale, l'onorevole Andreotti ha promesso che anche se non si arriva al 60%, negli ultimi 2-3 anni si sarà in decrescita. Questo era l'accordo che è stato fatto. Più o meno, sì. Ovviamente il buon Kohl, fiducioso e abbastanza tedesco, no? Come noi diciamo, ha detto sì, ok. Quando poi i tedeschi si sono accorti di quello che avevano firmato, gli hanno, la Thatcher allora ha spiegato a Kohl, guarda che hai firmato, che adesso gli italiani hanno l'80%, hanno 10 anni davanti, porteranno il debito totale al 120-130%. Poi gli ultimi 2 anni faranno i bravi e entreranno nella moneta unica fregandoti, cosa che poi ovviamente è successa. Quindi questo anche per ricordare un po' il nostro comportamento. La nemesi storica ha fatto sì che poi la riunificazione tedesca ha fatto sì che la Germania negli ultimi 2 anni, invece che avere il 3% di deficit, aveva qualcosa di più e ha chiesto a noi, che avevamo diciamo il 120% del debito, il permesso di entrare nella moneta unica. Questo tanto per dare una piccola cosa storica. Sì? Poi dopo. Solo un chiarimento sulla figura del futuro o probabile o possibile nuovo ministro dell'economia. A che titolo era insieme agli altri, cioè favorevole, ecco, che mi chiarisca un po'. Su questo punto, sì. Bene. Angelo, rispondi. No, ma tanto è molto semplice. Le prime due, no? Non c'è da. Allora, se vogliamo entrare nella psicologia. Sì, i tedeschi non hanno nella flessibilità la loro maggior virtù. Ma, come dire, ognuno è fatto a modo suo. E i trattati si fanno tra persone differenti. Ma questo sarebbe poco, perché quello che spesso si dimentica in Italia, e io non mi azzardo perché sennò per Luigi poi mi dà le bacchettate, non mi pare che l'Italia, tanto l'Italia
Allora, anche per ricordare quello che ho detto nell'altro intervento, quando negli anni del centro-sinistra a governo, con Prodi, Ciampi, poi anche D'Alema e Amato, in effetti non solo il disavanzo primario scendeva, dico male, ma tendeva anche a scendere il debito. Quindi quello che interessava all'opinione pubblica tedesca e ai tedeschi è che si fosse invertita la tendenza, perché poi la tendenza a calare è un processo a slavina, cosa che invece non è avvenuta dopo il 2001 col governo Berlusconi, nonostante le favorevoli condizioni finanziarie poste da un euro fatto introdotto in Italia molto male, mancato sempre doppio prezzo, non entriamo in dibattito. Ma anche questo qui, non vorrei ricordare un'altra cosa, tutti i governi italiani, a cominciare anche, adesso ricordiamo quello Renzi, il governo Letta, hanno ottenuto sempre che gli obiettivi del disavanzo fossero leggermente più elevati di quanto previsti. Ma pure questo non basterebbe. Ma senza l'appoggio di Angela Merkel al presidente della BCE, la scelta dell'acquisto del cosiddetto quantitative easing, l'acquisto di il livello di quanti miliardi, Pierluigi? Non so, tanti. Tanti miliardi. Non sarebbe avvenuto. E questo acquisto è avvenuto soltanto a un solo paese ha guadagnato da questo qui. Non è la Grecia, né la Spagna, né la Francia. Capite voi chi è stato aiutato. Quindi non è vero, tanto è vero che se voi leggete le pagine finanziarie dei più importanti quotidiani tedeschi, tutti i giorni polemizzano con la Banca Centrale Europea e con la Cancelliera Merkel. Perché, e qui però veramente mi fermo perché è un terreno che non è il mio, il risparmiatore tedesco come si trova coi tassi a zero, visto che è un risparmiatore che i tedeschi non sono proprietari di immobili, che hanno le pensioni private e quant'altro? Quanto c'è stato di trasferimento di ricchezza da un paese all'altro? Quindi prima di, come dire, accusare, e l'ho detto all'inizio, sicuramente i tedeschi sono rigidi, non apprezzano la logica flessibile del machiavellismo, dicono che sono più ciceroniani di noi, dura lex sed lex. Però, detto questo, poi però c'è stato uno svolgimento dopo la crisi e durante la crisi di una flessibilità rispetto ai trattati, che certamente il quantitative easing non era previsto dal trattato di Maastricht. Se lei vuole rispondere al politico. Sì. Buon pomeriggio a tutti voi. Prima di parlare del mio amico Paolo Savona, qui non ci sente nessuno, è verissimo quanto diceva Angelo prima, cioè nell'anno di grazia 1997, rispondo un po' a lei, che era l'anno a cui si riferivano i dati statistici utili ai fini della verifica dell'ammissibilità di un paese nell'euro, l'Italia rispettava tutti e quattro i criteri per l'adesione all'euro. Sul fronte della finanza pubblica, il mio antico compagno di scuola, amico carissimo, anche se litighiamo sempre, Enzo Visco, che era ministro delle finanze, riuscì, me l'ha spiegato tante volte, non ho ben capito come diavolo lo fece, nel 97 ad abbattere il disavanzo pubblico dal 7% del prodotto interno lordo al 2,99%, no? Il criterio essendo 3%. L'avanzo primario del bilancio pubblico, insomma, consentiva la previsione e anche il fatto incipiente di una riduzione del rapporto debito pubblico prodotto lordo, che in effetti poi negli anni successivi avvenne, perché dal 125% noi scendemmo
prima di Berlusconi sul 104%, no? Quindi questa tendenza di cui parlava il professor Dolanzi prima è evidente. Io col mio collega del Tesoro Draghi Mario sono uno dei massimi responsabili del reinserimento della lira nel sistema monetario europeo, nell'accordo di cambio tra i paesi europei, accordo dal quale noi eravamo usciti in quell'anno terribile. Il 92. 92, che non fu terribile solo per le cose che dicevi tu, ma anche... Il governo Amato. Esattamente, sul piano finanziario. La, i tassi di interesse a lungo termine, questo era il quarto criterio, si erano ridotti notevolmente. L'inflazione era scesa al di sotto delle soglie critiche nel confronto con gli altri paesi. Quindi noi entrammo nell'euro avendo rispettato tutto, sia pure in estremis. Paolo Savona, io lo trovai al servizio della Seconda Guerra Mondiale da fin da poco, eravamo, se non ricordo male, nel 1970, e, amico mio carissimo, anche se le nostre idee economiche non sempre hanno coinciso. Savona è stato in Banca d'Italia uno degli economisti preferiti da Guido Carli, governatore della Banca d'Italia fino al 1975. Quando Guido Carli, lasciata la Banca d'Italia nell'agosto del 75, venne cooptato, per non far nomi, da Gianni Agnelli alla presidenza della Confindustria, contrari tutti gli industriali italiani, però Agnelli lo impose, propose a Savona di seguirlo come direttore generale, cosa che Savona fece, e tutti e due proposero a me, io ero un ragazzino, insomma, di andare a dirigere il servizio studi della Confindustria. Io risposi così in gaso declino, come faccio quasi sempre, sempre. Savona seguì Carli in Confindustria. E fino a Carli al Tesoro, quindi 1992, Savona è stato l'economista più vicino a Guido Carli. E condivise, sia pure criticamente, la firma, no? Del trattato di Maastricht alla fine del 1991, la sostanza dell'approvazione, no? cadde allora. Ottimo economista, con le sue idee naturalmente, poi ha avuto vicende accademiche, insomma, professionali d'altro tipo, è molto critico da qualche anno, come probabilmente avete letto sui giornali, della politica economica europea, di cui, come dirò tra breve, è certamente parte integrante la politica economica tedesca. Grazie. No, scusi, abbiamo tempo dopo, perché altrimenti rischiamo di non, sì, di non sentire la... esatto, e perché alla fine avremo una mezz'oretta di tempo proprio per fare le domande a entrambi i relatori. Allora ringrazio ancora una volta il professor Volaffi per la sua relazione. Ricordo che molte queste idee le trovate... diciamo ampiamente esposte in questo testo, ricordo ancora Germania e Europa, di entrambi autori, entrambi i relatori, è pubblicato da Donzelli. E adesso cedo la parola al dottor Breda, che presenta il nuovo relatore. Beh, come avrete notato, siamo, almeno noi siamo flessibili nell'organizzazione, nel senso che il professor Ciocca ha risposto giustamente ad una domanda, ma non era neppure stato ancora presentato. Comunque, adesso rimediamo alla cosa. Allora, il dottor Pierluigi Ciocca è senza dubbio uno dei più noti e più accreditati economisti italiani. È accademico dei licei, ha scritto numerosi libri, io adesso ne citerò solo qualcuno, questo vi è già stato indicato e suggerisco vivamente la lettura perché è estremamente interessante. Germania e Europa della Donzelli, dello scorso anno, nel 2017.
è, credo, l'ultimo a mia conoscenza scritto dal professor Ciocca, che casomai dopo mi smentirà. Ne cito qualche altro che, come vedrete, svaria su argomenti anche diversi, dalla storia dell'IRI al libro Ricchi per sempre, bellissimo, che è stato citato anche nella bibliografia, e questo è, mi pare, del 2007. Ricchi per sempre c'è il punto di domanda, non è, e la risposta è no. E la risposta è già... l'avrete capito. L'avrete capito. Poi un altro testo, forse ancora più vicino agli interessi del professor Ciocca, che è La banca che ci manca, e qui c'è anche la rima, con riferimento alla Banca Europea in particolare. La nuova finanza in Italia, e questo è antico, del 2000. E poi vi sono naturalmente anche altri studi che adesso non vi cito e che io ho scoperto ancora degli anni 70, studi sulla base di ricerche fatte con il professor Toniolo sull'economia fascista, sì. Anni, quando il professor Ciocca era giovane. E naturalmente ha partecipato a numerosissimi convegni e ci sono dei suoi contributi che troverete, chi è interessato, anche in internet, a convegni tipo quello che stiamo facendo noi oggi, sia pubblici che semi-privati. Ho visto per esempio un appuntamento col circolo diplomatico, mi pare nel 14 o 15, di valutazione sulla Brexit del 15, con gli ambasciatori in pensione. Esatto, con gli ambasciatori in pensione, e anche questo è estremamente interessante. Ecco, a parte gli studi, credo che comunque l'aspetto dell'attività del professor Ciocca, che forse ci interessa ancora di più nell'economia di questi nostri incontri, è la sua attività come banchiere. E cioè il professor Ciocca ha coordinato per molti anni all'interno della Banca d'Italia i gruppi di studio e di lavoro che hanno supportato il board della banca, di cui lui stesso ha fatto parte dal 1995 fino al 2006 per 11 anni, nella qualità di vice direttore generale. Ha fatto anche parte, per conto dell'Italia, del board della BCE, è stato all'interno di organismi internazionali come l'OECD, cioè l'Organizzazione per lo Sviluppo Economico, e poi nei gruppi economici preparatori del G7 e del G10. Lo abbiamo invitato sulla base di un titolo del suo contributo che abbiamo definito, congiuntamente ovviamente, La Germania debitrice ieri e creditrice oggi, e l'Italia il famoso Ricchi per sempre col punto di domanda. Lo abbiamo invitato su questi temi perché proprio da quei punti di osservazione privilegiati di cui parlavo prima all'interno della Banca d'Italia, della BCE e degli altri organismi internazionali, oltre che monitorare la Germania, cosa fatta in questo molto bene, direi molto chiaramente in questo piccolo libro, ha monitorato anche 30 anni di declino del sistema Italia. E quindi gli chiederei forse di partire proprio dall'Italia, anche se poi naturalmente ci parlerà molto anche della Germania. Grazie. Di nuovo buon pomeriggio, grazie dell'invito, la sontuosa presentazione. Sì, parto dall'Italia. Parto dall'Italia per dire che è stato un disastro l'ultimo quarto di secolo dal punto di vista economico. Nella Banca d'Italia, noi dicevamo al dottor Ciampi, che era il nostro governatore, insomma, siamo deboli economicamente. Se
Ciampi lo sapeva benissimo, naturalmente, era studioso. Qual era dei profili di struttura dell'economia del nostro paese? Non di meno l'obiettivo era, Angelo, politico. Cioè Ciampi, quando io e Paolo Schioppa e altri lo stringevamo all'angolo, ci diceva: voi non avete fatto la seconda guerra mondiale, io l'ho fatta, stavo terribile. E ciò in Europa non deve più avvenire. E quindi noi dobbiamo essere parte di questo gioco superficialmente monetario, detto moneta unica, per questa altissima ragione politica. L'ultimo quarto di secolo, quindi siamo nel 2017 statisticamente, insomma, no? E quindi dal 92-93 ad oggi. Dal punto di vista delle risultanze di fondo dell'economia italiana, è stato il quarto di secolo più deludente dal tempo di Camillo Benso, conte di Cavour. Cioè, le cose, Angelo, non sono andate mai così poco bene, no? Dal 1861 come negli ultimi 25 anni. Io non mi annoio con i dati, però qualcuno ve lo infliggo, insomma. Il dato macroscopico, che è quello della crescita della produzione, o come si dice, del prodotto interno lordo, del mitico PIL, dal 92 al 2017 mediamente si è aggirato sullo 0,7% l'anno. Nel peggiore dei quarti di secolo precedenti, che è stato proprio quello cavuriano, insomma, da Cavour a Crispi, insomma, la crescita italiana era stata doppia rispetto agli ultimi 25 anni. Ma vabbè, insomma, potrei girare il coltello nella piaga per ore. Quanto l'Italia produce oggi, 2017, è più o meno sui livelli di quanto l'Italia produsse nel 2003. Quindi è come se avessimo perduto 15 anni, tra due recessioni gravissime, eccetera, eccetera. Ma forse è ancora più grave che se io vi scrivessi quel libro, Ricchi per sempre, col punto interrogativo, che appunto venne pubblicato nel 2007, ma insomma, ma l'analisi si fermava al 2005, insomma. Ma insomma, questo punto interrogativo dovrei toglierlo, guardando in particolare a due dati fondamentali, che attengono ai due motori propulsori di gran fondo del progresso economico di una nazione. Il primo è il capitale, lo stock di capitale, gli impianti, i macchinari, gli strumenti di cui un'economia si dota per produrre di più e meglio. E lo stock di capitale, pensate a questo grande aggregato, impianti, macchinari, altri strumenti di tutte le imprese italiane, che era cresciuto abbastanza notevolmente anche negli anni difficili, gli anni 70, i primi anni 80, ricordate, almeno alcuni di voi ricorderanno, era cresciuto del 7% l'anno. Già negli anni 90 e nei primi anni del terzo millennio aveva rallentato al 2% l'anno. Negli ultimi anni, queste sono stime Banca d'Italia, che io non dovrei citare, sono ottenute attraverso i miei antichi collaboratori, questo stock di capitale dal 2010 al 2017 è diminuito in valore assoluto.
Questo è accaduto perché le imprese italiane hanno investito pochissimo, tanto poco che questi investimenti lordi in questi anni non sono bastati nemmeno ad ammortizzare, a mantenere, a salvaguardare lo stock di capitale ereditato dal passato. Quindi, venendo meno l'accumulazione di capitale, anche l'efficienza del produrre ne ha risentito. E lo stesso progresso tecnico, cioè l'applicazione di nuovi metodi alle produzioni. Come dicono gli economisti, insomma, un po' giobbando, sia le innovazioni di prodotto, sia le innovazioni organizzative del produrre, quindi dette di processo. L'altro elemento terrificante connesso con questo è che si è spento il progresso tecnico nelle imprese italiane. Naturalmente mi riferisco al gran totale delle imprese del nostro paese. Ci sono state, ci sono, per fortuna, lodevoli e brillanti eccezioni, ma il tasso medio di innovazione, di introduzione delle nuove tecnologie è stato nullo nell'ultimo quarto di secolo. Anzi, per lunghe fasi, in questo quarto di secolo, negativo, che è una cosa, ci pensate, assurda. Cioè significa che con le stesse risorse di lavoro, di capitale e quant'altro, le imprese italiane nel loro complesso hanno prodotto meno di prima. Cosa mai accaduta in un'economia di mercato capitalistica grande, come è naturalmente in termini dimensionali l'economia italiana. Quindi questi dati sono terribili. Ciampi era fiducioso, eppure Carli diceva, vabbè, imponiamo, umiliamo il vincolo esterno, la moneta forte, queste imprese italiane reagiranno investendo e innovando, pena la loro scomparsa. E questo non è accaduto. E questo non lo dite a nessuno, ma io ricordo incontri con il Presidente della Repubblica Ciampi, che al Quirinale arriva, mi pare, nel 99, se non ricordo male, quindi sarà stato il 2000, insomma. Ciampi convoca il governatore Fazio, me e gli altri miei due colleghi, e ci chiede come va. E Fazio gli dice, Carlo, va malissimo. E Ciampi si rivolge a me, sperando. Io gli dissi, guardi, Antonio Fazio è stato anche troppo buono. Questa è un'economia fottuta. Quando Ciampi lasciò il Quirinale, io ricordo le lacrime di questo signore. E naturalmente egli e tutti noi abbiamo dovuto constatare che, nonostante i benefici formidabili dell'euro, che passo rapidissimamente ad illustrare, questa economia italiana ha espresso questa performance altamente negativa, per limiti delle proprie imprese e anche, per notevole misura, per limiti di parlamenti e governi. Quindi c'è stato un problema di contesto che ha reso difficile la vita per le imprese italiane e c'è stato un loro limite strutturale, una loro mancata risposta, come si dice retoricamente, alle sfide, eccetera, eccetera. L'euro è un'ottima moneta. Che cos'è l'euro? Una moneta. Come si giudica una moneta? Non tanto dal fatto che l'inflazione è stata molto bassa, che pure è un merito di questa moneta solida, ma perché, insomma, l'inflazione può dipendere anche da altri fattori, no? Certo. La dinamica salariale, insomma. Ma una moneta si dice buona quando essa è domandata nel paese o nell'area a cui essa si applica, ma anche internazionalmente. E questo è avvenuto con l'euro. Quindi chi viene a raccontarvi che i problemi dell'economia italiana nascono dall'euro, sbaglia. È solo una moneta
dal punto di vista economico. Come moneta, ottima. L'altro elemento è stata la bassa dei tassi di interesse, no? Connessa anch'essa con diversi fattori, ma in particolare con quest'area di stabilità che, a cominciare dalla Germania, insomma, e da altri paesi, è diventata l'Europa monetaria. E noi pensavamo, cito ancora una volta Ciampi, che con un tasso di interesse reale prossimo allo 0%, le imprese italiane avrebbero fatto tanti investimenti, no? Per cogliere un tasso di profitto, no? Superiore allo 0% del costo del capitale, cosa che non è accaduta. Quindi puliamo il terreno dall'attacco all'euro. Lo stesso Paolo Savona, quando ci incontriamo, io lo maltratto fino a schiaffeggiarlo, dice: vabbè, ma io ovviamente non sono contro l'euro, voglio minacciare l'uscita dall'euro per avere una leva dialettica, diciamo contrattuale, per avere una politica economica diversa in Europa. Io naturalmente gli obietto: guarda caro, per quello che io posso sapere della diplomazia europea, e l'ho vissuta per molti anni, secondo me l'approccio sarebbe sbagliato, insomma. Il modo migliore in Europa per ottenere è quello di non chiedere, come spesso avviene anche nella vita, no? Molto spesso. Non hanno fatto gli italiani, governanti e imprese, le sei cose che Pierluigi Ciocca sogna in punto di politica economica. Naturalmente il mio sogno può essere privo di fondamento, ma insomma altri sogni forse altri economisti farebbero. Io vi dico le sei cose. Il disavanzo di bilancio andrebbe azzerato, come ci dicono i nostri amici tedeschi, ed è possibile. Poi se mi chiedete come ve lo dirò. Devono aumentare in Italia gli investimenti in infrastrutture, no? Infrastrutture fisiche, materiali, la Salerno-Reggio Calabria, che ne so, e immateriali, dall'educazione, istruzione fino agli assetti istituzionali. Ciò in particolare nel Mezzogiorno. Terzo, io ho una moglie grande giurista e abbiamo una figlia grande giurista, quindi quando dico questo mi saltano addosso. Bisogna riscrivere il diritto dell'economia in Italia. Societario, fallimentare, processo civile, amministrativo quando tocca le imprese, lo stesso diritto della concorrenza, perché si può far meglio di quello europeo. Insomma, perché l'ordinamento giuridico, Giuseppe Capograssi, tra i grandissimi giuristi italiani, diceva: l'esperienza giuridica italiana è assolutamente inadeguata a una moderna economia di mercato capitalistico. Toglie punti di PIL questo assetto all'Italia. Se mi chiederete come si riscrive, io non me lo dirò, potrei anche provare a dirlo. La distribuzione del reddito in Italia è molto sperequata, troppo. Questo al di là del profilo etico, perché su questo aspetto si possono avere le opinioni più diverse, insomma, ma taglia fuori masse di italiani, segnatamente nel Mezzogiorno, ma non soltanto, segnatamente i giovani, dal poter esprimere il meglio di se stessi nel contribuire al progresso economico del nostro paese. Quindi questa sperequazione va corretta. Non tanto con Robin Hood che prende i ricchi per dare ai poveri, perché questa via, insomma, non è risolutiva, ma offrendo a chi è tagliato fuori opportunità, opportunità di studio, di lavoro e quant'altro. Urge una strategia per il Mezzogiorno. Quello che è stato fatto nei confronti del Sud, cioè ciò che non è stato fatto negli ultimi 20-25 anni, assolutamente nulla. Cioè non abbiamo nemmeno una storia da raccontare. Io sono meridionale al limite perché sono aquilano,
A noi ragazzi aquilani negli anni 60 non ce ne fregava nulla che il reddito pro capite dell'Abruzzo fosse più basso di quello di Milano, perché non eravamo mica tanto stupidi da pensare che l'Abruzzo e la Calabria potessero colmare questo divario. Ma allora l'economia meridionale cresceva e non c'erano problemi di lavoro per noi ragazzi degli anni 60. Questo non è avvenuto negli ultimi 25 anni. La politica delle infrastrutture, che io lamento da anni per l'intero paese, tagliati questi investimenti, tagliati da 55 miliardi nel 2009 a 30 miliardi l'anno scorso, una carta, mentre le spese correnti aumentavano. In particolare il Mezzogiorno, no? Ha assoluto bisogno di un piano di infrastrutture. Queste cose non sono avvenute. Le imprese italiane da parte loro non hanno risposto e quindi il peggior quarto di secolo della nostra storia. Io non so se avremo questo governo detto populista, non so. Però il loro programma non l'ho letto perché insomma ha fastidio leggerlo. Però il senso del loro programma, almeno così come io lo colgo, lo rende ai miei occhi confusi, inaccettabile. Ci sono profili di rischi di incostituzionalità gravissimi e il primo e principale riguarda l'articolo 81 della Costituzione, che noi abbiamo riscritto, il Parlamento italiano ha riscritto pochi anni fa, l'ha riscritto bene. Perché quell'articolo dice che il bilancio della pubblica amministrazione deve essere in tendenziale, non equilibrio, ma pareggio, al netto del ciclo. È chiaro che se l'economia è in gravissima recessione. No? Bene. Qui il mio antico collaboratore si chiama Cottarelli, uno che lavorava con me al servizio studi, forse un bravo contabile, insomma, ha desunto che se questo programma venisse attuato, l'attuale disavanzo pubblico italiano strutturale, che è piccolo, quindi superabile da accorte politiche di bilancio, dall'1 e spiccioli% del PIL, potrebbe salire al 5% del PIL. Questo sfonda l'articolo 81, fa crollare il discorso dei titoli pubblici, eccetera. Quindi se questo programma venisse attuato, io temo che voi, noi, tutti gli italiani subiranno perdite in conto di reddito disponibile, in conto di patrimonio, che potrebbero superare anche i 1.000 miliardi di euro. Questa cosa forse andrebbe detta con più chiarezza, insomma, anche sui nostri giornali, insomma, dai nostri media, forse ancora qualche minuto per passare alla Germania. Allora, qui la mia battuta, io mi scuso con Angelo perché me l'ha sentita dire troppe volte, è che io vorrei andare a cena con la cancelliera Merkel. Se avessi questa opportunità le porrei due o tre domande e forse la convincerei a cambiare politica economica. Non è questione di flessibilità, non è questione di eccezioni a una linea di rigore. Io vengo da una banca centrale, quindi per me l'equilibrio del bilancio pubblico è assolutamente, no? Primo punto. E le direi, ma lei è certa che la politica economica che in Germania è stata seguita dall'ingresso nell'euro, prendiamo questa data, insomma, sia stata ottimale per il popolo tedesco? Forse la cancelliera, insomma, sgranerebbe l'occhio e mi direbbe, ma insomma, muova le sue critiche, caro dottor Ciocca. Beh, fondamentalmente la politica economica tedesca negli ultimi, insomma, 15 anni circa,
si è stata impostata su un rigore di bilancio pubblico, che io condivido in pieno. Solo che come l'hanno fatto in concreto? Hanno tagliato anch'essi gli investimenti pubblici. Gli investimenti pubblici, come Keynes ha insegnato, sono la componente del bilancio che maggiormente favorisce sia dal lato della domanda, perché moltiplica la domanda globale, sia dal lato della produttività delle stesse imprese, perché se tu a quello che produce il tonno callico a Pizzo Gallo gli dai la Salerno Reggio Calabria efficiente, bene, i costi del produttore di tonno di Pizzo Gallo si riducono e la sua produttività aumenta, giusto? Perché può avvalersi di trasporti più efficienti. In Germania il taglio degli investimenti pubblici rispetto al PIL, principalmente, forse non so bene, anche dovremmo guardarlo, insomma comunque con un forte contributo degli enti locali, che sono in notevole misura competenti e così, per gli investimenti pubblici, sono caduti più che in Italia rispetto al PIL. Quindi il prodotto interno lordo della Germania è cresciuto molto poco, è cresciuto dell'1,4% l'anno, in un'economia che assolutamente potrebbe crescere tranquillamente del 2,5% l'anno, se non del 3%. Quant'è il PIL della Germania? Sono 3.000, non so, 500 miliardi di euro all'anno, quindi un punto di PIL sono 35 più o meno, no? Miliardi di euro all'anno buttati via per quasi 20 anni. No? 30-35 miliardi non prodotti, mentre avrebbero potuto essere prodotti per 15 anni, fate voi la moltiplicazione, che cosa significa questo? Perché è accaduto questo? Perché la domanda interna, in particolare gli investimenti pubblici, è cresciuta molto poco. È cresciuta meno del PIL. Il PIL è cresciuto 1,4, la domanda interna tedesca è cresciuta, cioè i consumi di investimenti dei tedeschi, è cresciuta solo dell'1%. Secondo dubbio che avrei, manifesterei alla cancelliera, per la quale io nutro una stima immensa, perché la considero davvero uno dei pochissimi statisti di alta statura che circolano nel mondo oggi. Ma questo fatto che la domanda interna è cresciuta tanto poco ha mandato in surplus la bilancia commerciale tedesca. Cioè la Germania ha importato molto poco, insomma ha anche esportato molto perché è un'economia molto efficiente, ma ha importato molto poco. Quindi c'è stato questo surplus, avanzo di bilancia dei pagamenti, noi economisti diciamo di parte corrente, insomma esportazioni meno importazioni per semplificare. Che cosa ha significato ciò, cancelliera? Ha significato che esportando la Germania più di quanto non importi, queste risorse reali, questi beni che la Germania produce, in notevole misura sono andati all'estero. Okay? Quindi la Germania ha ceduto risorse reali al resto del mondo. A fronte ci sono stati gli investimenti finanziari ai quali vengo subito. Ma pensate un attimo a questa cessione di risorse reali. Io mi sono ricordato appunto quando da ragazzino al servizio studi il governatore Carli nei primi anni 70 ci diceva: ma che diavolo stiamo facendo? Abbiamo l'avanzo commerciale, ma che significa? Ma che stiamo a fare? Queste sono risorse italiane cedute agli altri paesi. C'era ancora emigrazione dall'Italia e quindi Carli diceva: noi esportiamo contemporaneamente merci, lavoro e capitali. In un'economia come quella italiana di allora, che aveva enorme bisogno di impiegare queste risorse. Anche la Germania ha bisogni insoddisfatti, in particolare sul fronte delle grandi infrastrutture. Terza domanda. Come le dicevo, dato l'avanzo di parte corrente commerciale, a fronte di questo avanzo di parte corrente commerciale, la Germania ovviamente ha esportato capitali. No?
altrimenti scontro con l'estero non quadra, ha esportato tanti capitali, subendo perdite spaventose su questi investimenti all'estero, per la ragione molto semplice che i tassi di interesse sono bassi dovunque, quindi il rendimento di questi investimenti non rischiosi era basso e quindi gli investitori tedeschi per guadagnare un po' di più hanno preso dei rischi. Su questi rischi hanno subito perdite, stimate dagli economisti tedeschi in qualche centinaio di miliardi di euro. Infine, cancelliera, ma lei è stata generosa al punto da rischiare di perdere le elezioni, forse le ha perse, non so come si deve dire, insomma. Ha abbracciato 1 milione quasi di immigrati, Angelo, quando è successo un anno prima di quando era, che era il 2000? Anni fa. Due anni fa, insomma, no? Nel settembre. Nel settembre. Questi immigrati, allora metto in questi termini, cancelliera, come può pensare che un africano che arriva a nuoto a Lampedusa, salvando la pelle, possa pensare, senza affogare, possa pensare di trovare lavoro in Italia, dove il tasso di disoccupazione è altissimo. Stesso discorso vale per la Spagna, dove il tasso di disoccupazione è ancora più alto. Stesso discorso per la Francia, che c'è un'economia più debole di quella italiana in questa fase, dove il tasso di accumulazione è alto, e in Grecia, naturalmente. Quindi questi nuotatori sventurati vogliono andare a, che ne so, a Monaco, a Berlino, dove il tasso di disoccupazione, per varie ragioni, no, in Germania è molto basso. Quindi se lei, qui non si tratta di aiutare la Spagna, la Francia, la Germania, no scusate, l'Italia, la Grecia, a crescere un po' di più per avere meno disoccupazione. È nel vostro interesse, altrimenti perdete le elezioni. E la reazione quasi fascista, comunque populista, demagogica, si rovescerà anche su di voi. Quindi supponiamo che la cancelliera abbia sopportato queste mie bordate e alla fine mi abbia chiesto, mi chiedesse, dice, vabbè, ma che devo fare? Devi fare quello che diceva Keynes. Molti pensano che Keynes sia uno spendaccione. C'è questa idea. Keynes voleva disavanzi pubblici, no? Per sostenere l'economia, la domanda. Questa è una balla straordinaria. Non è vero, se voi andate a leggerlo, lui ormai è morto da 80 anni, non si può più difendere. Lui era per il bilancio in pareggio, tendenzialmente, come lo siamo noi banchieri centrali, come lo è la cancelliera, come lo sono gli economisti tedeschi migliori che io ho conosciuto. Ma dentro il bilancio in pareggio ci deve essere una composizione della spesa pubblica orientata agli investimenti in infrastruttura. Il patto ultimo, no, con i socialdemocratici. Il patto di governo. Il patto di governo, aiutami, secondo me contiene un'apertura, no, in questa direzione. Quindi nessuno nega che, insomma, ha un rigore alla Hayek in Europa, andrebbe sostituito un rigore alla Keynes. Bilanci pubblici in equilibrio, ma una composizione in particolare della spesa pubblica giocata meno su trasferimenti e spese correnti varie. Io salvo le pensioni, salvo la sanità, ma sul resto... Ma non gli 80 euro di Renzi, appunto. Esatto. Cioè se quel signore, il nostro Presidente del Consiglio, insomma, invece degli 80 euro, invece di molti cadeau, trasferimenti che ha fatto alle imprese, invece di tagliare gli investimenti pubblici, appunto, ne avesse fatto un punto in più, questa economia italiana, che oggi rischia, quest'anno 2018, di lambire soltanto la crescita mediocre dell'1,4%, crescerebbe del 2,5%. Quindi responsabilità
gravissime degli italiani. Concludo sulla Merkel. Insomma, l'ultima battuta che mi prenderei la libertà di rivolgere è la seguente. Se si diffonde il sospetto, io nel libro forse sono andato troppo pesante, insomma, devo l'angelo, l'invito a raffreddare un po' questa mia critica, ma se si diffonde il mero sospetto, anche se ingiustificato, che i tedeschi hanno voluto diventare creditori del resto del mondo, in particolare degli altri europei, per condizionarli politicamente, l'Europa salta, perché è inaccettabile per qualunque dei popoli aderenti all'area dell'euro una politica del genere, se il sospetto trovasse conferme. Quindi politicamente io mi permetterei, proprio nella chiave che diceva Angelo Bonaffi, la Germania essendo il vero, come si dice, nucleo dell'Europa che vogliamo costruire, proprio in questo spirito, questo sospetto andrebbe fugato. E per fugarlo basta avere il pareggio di bilancio e un po' di investimenti, adesso semplifico. Io ho studiato in Inghilterra, dopo la mia laurea in Italia, 2 o 3 anni, insomma, molti anni fa. Ci sono tracce di questa cosa, perché sa che adesso i curriculum vanno controllati. Ci sono le tracce di questi studi suoi in Inghilterra? Oh, io sono stato membro del Balliol College. Come sa che dopo la propongo, però è una, ministro, è una volgare, io non credo che, io, vabbè, non credo che volesse toccare la carta, insomma. Questo è un altro problema. Insomma, stavo dicendo, per concludere, che tu a un inglese gli puoi chiedere qualunque cosa, ma non di farsi comandare dai tedeschi. Io condivido tutta l'analisi di Angelo, cioè lungi dalla Germania di oggi questa volgare intenzione egemonica, addirittura strumentalizzando la loro economia, abbassando il tasso di crescita della loro economia, perché con mannari è meglio che futteri, e forse si pensano che essendo creditori possano influire sui debitori. Ma questo sospetto, questo spettro deve essere sventato. E io concludo dicendo che forse sta sconfitta elettorale e questo patto forse sono forieri di un cambiamento di atteggiamento, anche se statisticamente tutte le previsioni danno ancora per il 2018-2019 un avanzo della bilancia dei pagamenti tedesca spaventoso, intorno all'8% del PIL, sono 300 miliardi di dollari che si aggiungono a quei crediti netti accumulati negli anni precedenti. E questo veramente, questo surplus, è il punto di fondo. E concludo con Trump, a cui non manno le mie simpatie, ma Trump ha degli argomenti, quando dice alla Germania, insomma, create un problema al mondo con questo avanzo commerciale, sottraete domanda al resto del mondo. Glielo dice il Fondo Monetario Internazionale ai tedeschi, glielo dice la Commissione Europea, quindi non glielo dico soltanto io. Trump ha un argomento anche nei confronti del mio amico Mario Draghi, perché Mario, che è un uomo di qualità, che sa stare a qualunque tavolo, non è un cuor di leone, ma sa stare a qualunque tavolo, Mario ha detto apertamente: io questo quantitative easing lo faccio anche per far deprezzare l'euro, per favorire le esportazioni europee. E Trump ha ragione quando dice: dottor Draghi, professor Draghi, questa si chiama svalutazione competitiva e non si può fare. Oh, è contro tutte le regole della coordinazione
internazionale delle politiche economiche. Tra l'altro poi Mario non c'è riuscito, perché l'euro è talmente forte che si è deprezzato piuttosto poco, insomma, no? Fino a qualche settimana fa. Quindi, per concludere, io credo davvero che una politica economica del vero Keynes, insomma, gioverebbe all'intero consesso europeo. Gli economisti tedeschi su questo fronte proprio lanciano lì, non lo so se è un fatto di cultura, insomma, proprio hanno un'idea di Keynes che collide, contrasta drammaticamente con la lettera e con lo spirito di quello che ha detto il più grande pensatore di economia del secolo scorso. Ultimamente, proprio ieri, ho letto sul giornale che il mio amico Jürgen Stark, no, ha firmato insieme con 150 economisti tedeschi, non so bene che cosa, un manifesto in cui, vabbè, chiamano al rigore, che io assolutamente sottoscrivo, ma mi ho annoiato già troppo. Grazie. Allora, proseguiamo ordinatamente. Sì. Prima di tutto volevo chiarire che la battuta che mi sono permesso poc'anzi col professor Ciocca è dovuta al fatto che io mi ero già preparato una domanda sul tema e con quella inizio il dibattito. Dopodiché, ecco, il dibattito dovrebbe funzionare così, sia con domande dal pubblico tra di voi e magari sperabilmente anche con un contraddittorio tra i nostri due relatori che non hanno, come avrete capito, posizioni proprio identiche sul ruolo della Germania. La mia domanda era questa: io immagino uno scenario in cui il nostro Presidente della Repubblica, Mattarella, non potendone più del balletto sulla nascita del nuovo governo e avendo molti dubbi sui nomi che gli verrebbero sottoposti, decidesse d'imperio di dire a Di Maio e a Salvini: vabbè, fate il governo, però almeno il nuovo ministro dell'economia lo decido io chi sia e ve lo impongo. E immagino il presidente che telefona al professor Ciocca preavvisandolo e dicendogli: guardi professore, che io ho intenzione di imporla come nuovo ministro dell'economia. Ho una domanda, ho una preghiera meglio da farle, caro professore. Farò in modo che lei nel nuovo governo abbia tutto lo spazio necessario per, prima di tutto, ridurre il nostro deficit pubblico, meglio, il nostro debito pubblico. Allora, io in questo momento mi associo al nostro Presidente della Repubblica e chiedo al professor Ciocca di sviluppare un po' meglio quei punti che ha già indicato prima, a grandi linee, focalizzando quei suggerimenti in alcuni provvedimenti mirati sulla riduzione del nostro debito pubblico. Magari aggiungiamo subito qualche altra domanda sullo stesso argomento, che così il professor Ciocca risponde. Prego, mi pare già di vedere su questo specifico argomento, perché poi magari anche gli altri. O anche su altri. Anche su altri. Sì. Certo. Tendenzialmente questo. Io volevo chiedere, su quanto riguarda quei sei punti, mi sembra che ne manchi uno, perché ha parlato al sesto punto, ha ripetuto il tema delle infrastrutture. Quindi mi chiedevo quale fosse il sesto punto. Poi avevo una domanda e mi chiedevo: i fondi europei, se ben usati, possono sopperire questa mancanza di investimenti da parte dello Stato e quindi aiutare a rilanciare l'economia? Erano degli studenti attentissimi. No, sì. Bene, buona domanda. Volevo chiedere, appunto,
appunto per il debito pubblico, con gli investimenti che si fanno, eccetera, eccetera. E avevo sentito un'intervista della Kirchner, l'ex presidente dell'Argentina, che disse appunto che senza gli investimenti era impossibile poi pagare i debiti che si avevano, perché se le imprese appunto non producono, sì, poi in qualche, sì, modo bisogna fare. Secondo, sull'Italia che produce lo 0,4 0,7, sì, per 25 anni. Può essere perché l'Italia è sempre stata abituata a svilupparsi tramite investimenti statali, cioè ovvero le imprese più forti, cioè comunque si sono sempre sviluppate tanto perché lo Stato interveniva in una certa maniera. E nel momento in cui tramite i vincoli questo non può più farlo, diciamo che si cade appunto in un circolo in cui, cioè, proprio noi come cultura non siamo abituati a all'individualismo, e quindi non si va avanti. Grazie, grazie, chiarissimo. Il signore lì alla destra. Io vorrei chiedere al professor Ciocca, visto che era in un punto. Oh, io non sono professore, insomma. Sì. Se no faccio la fine di Conte. Visto che era in una posizione privilegiata di osservazione dell'economia italiana, nell'ultimo quarto di secolo noi siamo avuto la crisi, abbiamo avuto la crisi. Ma il quarto di secolo precedente, dando un'occhiata a quel quarto di secolo, noi è vero che siamo cresciuti, ma secondo me siamo cresciuti nascondendo la polvere sotto il tappeto. Cioè noi siamo cresciuti con ogni 3 anni con una svalutazione competitiva che ogni volta avevamo una scusa per farla, perché una volta c'era questo motivo, la volta c'era quell'altro. E negli ultimi, dagli anni 70, dal momento, adesso si celebra il 68, la ricorrenza del 68, dagli anni 70, quando il reddito dei lavoratori dipendenti ha avuto un piccolo incremento, poi quell'incremento è stato sanato. All'inizio con stampa di moneta da parte della banca centrale, poi con stampa di debito da parte dello Stato, e alla fine, finite queste questi meccanismi, il nostro sistema si è inceppato. Non sarebbe il caso, cioè secondo me, proprio trattando anche il discorso della Germania, sarebbe il caso di focalizzare l'attenzione e spostarsi dalla macroeconomia con cui noi stimolavamo il paese alla microeconomia dentro le singole aziende in cui stimoliamo la competitività e la concorrenza. Perché secondo me è questo il punto che è mancato. Se noi, come si dice, droghiamo l'economia o abituiamo l'economia alle cose facili, poi è difficile passare dentro il capannone e organizzare diversamente, sì, la produzione. Grazie. Questo. Grazie. Direi facciamo sì, un po' di... Posso aggiungere, visto che sì, aggiunga. Ospite e valletta del momento. Porta microfoni. Allora, volevo fare una domanda un po' provocatoria che forza un po' le categorie storiche, prego appunto i colleghi presenti in sala storici a tapparsi le orecchie. Allora, noi stiamo assistendo adesso a probabilmente l'approvazione di un governo dove ci
ci sono due forze che sino ad ora sono state un po' ai margini del sistema politico italiano, no? La Lega e il Movimento 5 Stelle. Se noi forziamo un po' le categorie storiche, negli anni della Guerra Fredda i partiti antisistema, il Partito Socialista e il Partito Comunista, poi solo il Partito Comunista, non potevano avvicinarsi al governo. Se pensiamo ad anni più recenti, inizio anni 90, quando la Guerra Fredda ormai era storia, o stava diventando storia, il vincolo esterno, cui faceva riferimento prima il professor Bolaffi, ha costituito un elemento importante per far accettare agli italiani una serie di sacrifici anche significativi e anche una forma di governo, quella dei tecnici, che non era una forma consueta nella storia politica italiana nella seconda parte del Novecento. Allora la domanda è: se oggi pomeriggio alle 5, noi non lo sappiamo perché siamo qua, davvero il presunto prossimo presidente del Consiglio è andato da Mattarella a ricevere l'incarico e c'è un governo 5 Stelle Lega, il vincolo esterno dell'Europa non funziona più? Cioè, se mi telefona. Io credo di riuscire a trovare la forza di rispondere come da quando ho lasciato la Banca d'Italia ho risposto a tutte, non moltissime, insomma, le profferte che mi sono state fatte. E la mia formula è lusingato declino. Perché? Perché io mi sono sempre battuto nella Banca d'Italia contro le porte girevoli. Cioè, quando qualcuno dei miei colleghi lasciava la Banca d'Italia e poi andava a lavorare in una banca o a fare il ministro, insomma, io argomentavo e ciò era inopportuno, perché avrei potuto esporre la stessa Banca d'Italia a delle critiche. E l'apice, come si dice, di questa faccenda accadde proprio quando il governatore Ciampi venne richiesto dal presidente Scalfaro di fungere da primo ministro. Me lo disse. E io l'ho chiusi nella stanza a chiave, almeno scherzando, e gli dissi: no, faccia, dica lusingato declino, per le ragioni che ho appena accennato. E Ciampi si era terrorizzato, naturalmente, la sola idea di andare a governare l'Italia, insomma, fa tremare le nervosi a tutti, presumo. E mi disse: caro dottor Ciocca, non si può, non si può dir di no a un Presidente della Repubblica che ti chiama a responsabilità. Io credo che questa forza la troverà, naturalmente ciò non accadrà e quindi è facile dirlo, però come dicevo al mio ospite, io un'esperienza analoga l'ho fatta prima di Natale, quando attraverso un intermediario che si chiama proprio Conte, che è questo signore che io conoscevo da anni perché è un giurista molto bravo, insomma, mi fece incontrare Di Maio, il quale mi fece questa proposta. Questo è apparso anche sul giornale, quindi non svelo nessun segreto. Io naturalmente gli dissi lusingato declino per le ragioni che vi ho detto. Questo ragazzo del sud, che è naturalmente intelligentissimo, mica fesso, insomma, capì immediatamente, apprezzò. Poi mi chiese dell'economia e io gli vomitai addosso. Poi dovevo portare mia moglie in clinica, quindi più di due ore non le avevo, ma insomma in quelle due ore i sei punti, che sono sei perché le infrastrutture le ho evocate due volte, ma la seconda volta con riferimento al mezzogiorno. E quindi gli ho detto le cose che gli ho detto. E il ragazzo totalmente d'accordo. Totalmente d'accordo. Finalmente io dico: vabbè, ma lei non può essere d'accordo sull'euro, perché voi della Lega dite che l'euro va superato. No, dei 5 Stelle. Voi, scusate, le 5 Stelle, no, la Lega non ho rapporto, sono forse il vero problema, lasciamo perdere. E 5 Stelle. E lui mi dice: guardi, io mi sono trovato tra un pazzo che si chiama Grillo, che vuole veramente uscire, e sarebbe una follia, come lei stesso mi sta spiegando. E adesso l'aggettivo non lo ricordo, ma c'è uno sprovveduto che sarebbe Casaleggio, il quale vorrebbe che dicessimo fortemente, apertamente, che noi vogliamo restare nell'euro, il che ci farebbe perdere un sacco di voti
alle prossime elezioni. E quindi io mi sono inventato una posizione mediana, quindi mi sono inventato un'impossibilia, cioè un referendum consultivo, che non si può fare in punto di Costituzione italiana, sull'euro, per guadagnare tempo, ma so benissimo che uscire dall'euro non si deve, non si può, insomma, è folle. Quindi il programma però non recepisce le mie sei o sette cose, insomma. Credo perché il problema della composizione compromissoria, saggiamente imposta dal sistema proporzionale che abbiamo in Italia, insomma, gli è mancato il Partito Democratico, ai 5 Stelle, che era il loro primo desideratum, di fare il governo col Partito Democratico sconfitto e con Renzi cacciato via. E quindi lo fa con la Lega. Argentina, l'Italia si è sviluppata nel senso dell'intervento dello Stato. Insomma, il mio amico Luciano Cafagna, che non c'è più, insomma, ci ha insegnato che questa è solo parte, chi la faceva la domanda? Lui. È solo parte della storia, perché c'è stata in due fasi storiche l'età giolittiana e il tempo del miracolo economico, chiamiamola età democristiana, una risposta delle imprese italiane formidabile a sfide che il mio grande Giolitti gli aveva imposto. Adesso non mi annoio, ma insomma Giolitti aveva detto ai capitalisti italiani: i miei carabinieri non spareranno più sugli operai contadini in sciopero, il cambio non si svaluta, il bilancio pubblico io lo pareggio, addirittura lo andò in surplus, eccetera eccetera. Nel secondo dopoguerra il terrore corse sul filo presso le imprese italiane e fu legato al mercato comune europeo. Temettero di non farcela e quindi investirono il 30% del PIL, mentre negli ultimi 25 anni nulla. Quindi non credo a queste cose di cultura, insomma, no, non è del tutto vero, vero solo in parte. Che ho scritto qui, a destra, nel 70-92. Ah, la svalutazione e la droga. Dunque, parto dal giugno del 1980, la mia memoria. Può arrivare fino ad allora, lasciamo perdere gli anni 70, in cui il salario italiano era impazzito. Si ricorda? Chiedevano e ottennero aumenti salariali del 30%, non c'è, variabile indipendente, esatto, no? Non c'è produttività che possa far fronte, quindi lasci stare la valutazione degli anni 70. Giugno dell'80 arriva in Banca d'Italia la Fiat ai massimi livelli e chiede a Ciampi, governatore da pochi mesi: governatore, non riusciamo a vendere l'automobile all'estero, i piazzali sono pieni, ci dia la svalutazione della lira. E Ciampi, che era un uomo molto compito, di grande garbo, dice: io vorrei darvela, ma non posso, perché l'inflazione è il 21%. Quindi se la lira si svalutasse, l'inflazione esploderebbe. Principi allora, dal giugno dell'80 a quel famigerato 92, quindi per 12 anni, la Banca d'Italia in termini relativi ha tenuto il cambio. Ha capito? E non ha dato agli esportatori italiani tutta la svalutazione che essi volevano. Quindi, come dicono gli abruzzesi alle fiere del passato, questa politica rigorosa del tasso di interesse alto e del cambio tenuto a bada ha messo il pepe nel sedere, ha capito, delle imprese italiane, che negli anni 80 risposero, hanno aumentato la produttività. Poi tutto è saltato nel 92, e la concorrenza è fondamentale ed è uno dei miei sei punti. L'ultima battuta, porta microfoni, dove sta? Dov'è la porta microfoni? Intanto il PC non era antisistema. Appunto, fatta la costituzione. Questo, guardi professoressa, veramente... Era ai margini del sistema? Emarginato. Perché c'era guerra fredda. Sì, ma fatta la costituzione. Non fatto so. La resistenza, no, ma anche dopo. Penso che ovviamente c'è una forzatura delle categorie
Le posso dire che Palmiro Togliatti era stato allievo di Einaudi a Torino. Se tu gli toccavi Einaudi, sciabolava. E quando i privati volevano chiudere l'IRI, diciamo l'Alfa Romeo, rispetto alla Fiat, Togliatti in Parlamento disse no, no, perché l'Alfa Romeo pubblica, controllata dall'IRI, che fa delle ottime automobili, migliori di quelle della Fiat, fa concorrenza alla Fiat. Quindi sto discorso dei comunisti italiani nella storia è molto... Però è un fatto storico, voglio dire, che non si siano avvicinati al governo, sì. Ma di fatto sì. Non entrano no. Al governo, cioè, no? Per ragioni legami internazionali. Sì, sì, appunto. Concludo, insomma, l'ultima battuta su questo governo di cui si parla oggi. Io ancora spero, anche se la mia speranza si è ridimensionata, che non nasca, per le ragioni che prima vi ho detto circa il programma, perché questo programma è pessimo. Secondo me con Di Maio si poteva parlare, con Salvini no. Insomma, semplifico, mi scuso con i leghisti presenti, insomma, sono rispettabilissimi naturalmente, ma il mondo, l'Europa, i mercati finanziari non accettano Salvini. Quindi lo spread è già in movimento, eh? Oggi sfiora i 200 punti base, no? 2% di differenza. E io temo che salirà ancora. E se lei ha un BTP, che oggi le dà un coupon di 2 e quindi rende il 2%, e se lo spread portasse il tasso di interesse di mercato sul BTP al 5%, lei quel titolo lo potrebbe vendere, ammesso che qualcuno se lo compri, a 40. Cioè lei rischia di perdere 60 su 100. E se sua figlia si dovrà sposare e lei dovesse vendere per donare a sua figlia un appartamentino, lei perderebbe una parte importante del suo patrimonio. L'alternativa è che lei attenda che il titolo scada, a quel punto lei confiderà che lo Stato le restituisca. Confidare, sì. Però, insomma, bisogna confidare. Vabbè, mi pare di avervi annoiato. Allora, posso aggiungere? Certo. Sì, sì, ecco, prego professore, perché dopo questo quadro catastrofico, ipotizzato è meglio. Io volevo soltanto aggiungere due, io sono molto colpito, e abbiamo discusso spesso con Pierluigi, abbiamo delle valutazioni diverse. Io concordo sulla parte diciamo di analisi di critica della composizione della spesa pubblica e del taglio. Sì. Tu sai che invece sono meno attento alla questione del sospetto debito credito per egemonia. Però questa è una discussione che facciamo. Però la Brexit c'è stata. Sì, sì, no. Comunque no, che gli inglesi fossero fuori, non hanno fondato la Comunità Europea, erano fuori dall'area dell'euro, e comunque basta leggere i verbali degli incontri tra la Thatcher e Kohl per capire che, come dire, non c'era fine. Però Angelo, senza inglesi l'Europa non esiste. Senza inglesi l'Europa non esiste, ma la Brexit non è stata fatta a causa del dominio tedesco, è stata fatta perché gli inglesi, perché vedete quando le crisi diventano vere, e noi stiamo affrontando in Italia una crisi vera, l'Inghilterra la sta affrontando, si sommano sempre elementi contingenti ad elementi storico strutturali. A parte il debito pubblico. Per quanto riguarda l'Inghilterra, diciamo così che la Brexit è l'esito di una tradizione secolare, insulare, che ha fatto dell'Inghilterra un'idea di sé tale che definisce ciò che avviene
dall'altra parte del continente, come al di là della manica. Quindi, basta vedere gli ultimi film, Dunkirk, l'avete visto? Quelli sono, quello è il nazionalismo britannico. Da Shakespeare in poi tutta questa cosa qui. E poi c'è l'errore, voglio dire, la storia poi cammina sugli uomini, e spesso sono piccoli uomini, di un piccolo signore come Cameron che pensava di usare la bomba atomica per regolare un conto interno di un partito, che francamente, voglio dire, non si usa la bomba atomica per... Invece lui l'ha usata, l'ha persa, è morto lui, è morto l'Inghilterra e forse è morta anche... Enrico VIII usava il veleno, lo strangolamento. L'ultima cosa che voglio dire, guardate che l'Italia è rinata dalla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale avendo due punti di riferimento, l'Europa e gli Stati Uniti, transatlantico e Europa. L'alleanza transatlantica non c'è più, o comunque molto più, non lo so, molto meno funzionante di prima. L'alleanza, l'Unione Europea rischia di non essere più il riferimento per il nostro paese. L'Italia è uscita dall'autarchia grazie al piano Marshall e grazie alla prospettiva di comando dell'Europa. No, più o meno. Se perdesse tutti e due questi punti di riferimento, l'Italia va allo sbaglio. Non esiste per l'Italia che come navighi da sola in acque mediterranee. Poi queste acque internazionali così turbolenti. Avendo di fronte esattamente non più, come ho detto prima, l'asse della guerra fredda Baltico-Adriatico, ma quella del Medio Oriente. E saremmo noi in prima linea. Che è una polveriera. Quindi noi discutiamo quanto vogliamo, critichiamo quanto vogliamo il bilancio e il surplus tedesco, però teniamoci stretta l'Europa perché da soli non andiamo da nessuna parte. Grazie. Io non critico, dico solo chi glielo fa fare. Ah, appunto. Però devo rispondere dopo un minuto, ce la vado ancora, perché qualcuno mi ha chiesto come si risana il bilancio pubblico. Allora... sono due vie. La prima è quella di fare economia di alcune spese correnti. La seconda via è quella del mio amico Enzo Visco, una vera lotta all'evasione. Tanto, intanto. Prima via. Io ho amministrato la banca centrale del vostro paese insieme con altri per molti anni e... Vabbè, non trovo così. Lo Stato è un monopsonista, cioè ha un potere di mercato formidabile negli acquisti di beni e servizi, nelle forniture, negli appalti. E, insomma, una volta la Banca d'Italia ha preso per la collottola un suo fornitore, una delle più grandi ditte edili di grandi lavori del nostro paese, e gli dicemmo: caro, se tu insisti nel tentativo di fregare la banca centrale del tuo paese, chiedendole un prezzo che supera del 30-50% il prezzo giusto, tu non lavorerai più in Italia. Parola di banca centrale. E quello, invece di chiedere 1.400 miliardi, si accontentò degli 850 pattuiti. Quindi ci sono enormi spazi sui fronti degli acquisti di beni e servizi, degli appalti, dei trasferimenti, che sommano in totale a circa l'8-9% del PIL. Supponiamo che si freghino su questo 8-9% del PIL un punto, cioè un po' più del 10-15%, ho quasi pareggiato il bilancio. Perché il disavanzo è di 1,5 punti, come vi ho detto prima. Sulla lotta all'evasione si può, anche con i mezzi modernissimi della Information and Communication Technology. Che sia possibile, l'ha dimostrato il mio più volte citato amico Enzo Visco, quando ha fatto il Ministro delle Finanze, perché il tasso di evasione... quando Visco ha gestito la lotta contro l'evasione,
è diminuito in quegli anni, non mesi naturalmente, non settimane, notevolmente, dell'ordine ai prezzi attuali di una trentina di miliardi, che sono quasi 2 punti di PIL. Quindi, se questa politica fosse stata avviata e la si avviasse, il pareggio di bilancio è raggiungibile ed il disavanzo strutturale del bilancio dell'Italia è la metà della media dei grandi paesi, includendo gli Stati Uniti, il Giappone, il Regno Unito e quant'altro. Quindi non siamo assolutamente lontani. Se si pareggia il bilancio, supponiamo per un attimo, il debito non cresce più, no? Perché il debito scaturisce dal disavanzo che si finanzia con il debito. Quindi oggi il debito è 130 rispetto a un 100 di PIL. Questo 130 rimarrebbe fermo. Il PIL, facendo anche le altre cose di cui parlavamo, crescerebbe, supponiamo del 2% in termini reali e, se Draghi ce la fa, del 2% in termini di inflazione, che fa 4%. Quindi nel secondo anno il PIL, il denominatore, non è 100 ma 104. Se voi dividete 130 per 104, mi viene un numero molto più piccolo di 130. Se l'anno dopo accade la stessa cosa, come è successo dopo il, cos'era, dopo il 94, insomma. Quindi è assolutamente possibile, alla nostra portata. Questi vogliono aumentare il disavanzo di 100 miliardi. Guarda, grazie, grazie per aver ascoltato con tanta sopportazione noi due, se posso dire. Va bene, allora direi ringrazio i nostri relatori, il professor Volafi e il dottor Ciocca, come ha tenuto a precisare, per evitare futuri. Non ancora ministro e quindi comunque molto attento alla esattezza. Comunque, posso dire una cosa: ieri io e mia moglie eravamo insomma al mare, tornavamo in macchina e telefono al nostro cameriere. Dico: senti, ci sono state telefonate? Sì, ha telefonato un certo Giuseppe. Sempre che spero che non sia, che non fosse questo Conte. Fa Giuseppe di nome? Mi pare di sì che si chiami Giuseppe. Fa Giuseppe. Vabbè, grazie. Va bene, vi ringrazio ancora, ringrazio anche voi per essere stati qui oggi. Vi ricordo che mercoledì prossimo, allora, a partire dalle ore 17, torniamo all'orario consueto. Chiuderemo questo ciclo di incontri con una tavola rotonda dove per l'occasione avremo il primo e unico rappresentante di lingua tedesca presente al nostro incontro, che è il responsabile della Camera Italo-Germanica di Milano, quindi il dottor Buch, che unitamente ad altri ospiti difenderà le ragioni del collegamento quantomeno economico molto stretto tra l'Italia e la Germania. Grazie. È il primo partner commerciale nostro. Esattamente.